siamo in compagnia della bellissima Giulia Di Quilio. Ciao! Ciao a tutti! Cioè, tu hai fatto veramente un sacco di cose. Sei attrice, teatro, cinema. Esatto. Infatti quello che amo dire è che sono un'anima divisa in tre, ovvero cinema, teatro e burlesque. È vero. Poi appunto tutti si stupiscono di questa pluralità, mentre invece poi diciamo che la matrice di tutto è proprio l'espressività, il corpo, la voce. Quindi se uno è un interprete, normale che lo sia pure a 360 gradi, no? Certo, assolutamente sì. Prevale uno dei tre aspetti su di te, oppure, cioè, ce n'è uno che preferisci, oppure in realtà stai bene in tutti e tre i panni? Ma oddio, in realtà, vabbè, amo tantissimo il cinema e quindi diciamo che forse il cinema è più gli occhi, no? Lo sguardo, l'espressività, quella più interiore, e quindi diciamo che forse nel cinema amo esprimermi di più. Però poi la performance, quella dal vivo con il pubblico, che sia teatro, che sia burlesque, quella invece è un'adrenalina istantanea, no? Assolutamente. È molto diverso, tra l'altro, come linguaggio. Assolutamente sì. Senti, a proposito di cinema, cominciamo subito parlando un po' di questo argomento. Tu sei stata protagonista nella Grande Bellezza e hai fatto un ruolo, insomma, dove comunque sia forse in qualche modo le arti della seduzione erano fondamentali. Esatto. Fondamentali. Beh, con Toni, diciamo, Servillo. È un piccolo ruolo, non sono la sì, protagonista, no, perché magari molto onorata, ma purtroppo non ancora. Però ha riscosso interesse, ecco, il tuo ruolo. Sì, quindi, diciamo, sì, nonostante... esatto, è stato un piccolo ruolo, però molto stuzzicante, proprio perché ho un ruolo di seduttrice che appunto in una di queste feste che viene raccontato nel film. Vengono raccontate nel film, vado a sedurre proprio Servillo, Toni Servillo, il mitico Jeff Gabardella del film, e appunto in una di queste feste sono una che prova a fare una cosa a tre coinvolgendo appunto il mitico Toni. Quindi, essendo pure un piccolo ruolo, in realtà poi è stato notato, proprio perché diciamo che andava a lavorare proprio sulla seduzione, sui toni quelli dark, no? Certo. Della seduzione. Come è stato essere sul set con Sorrentino, con Servillo? Beh, guarda, per me è meraviglioso, perché appunto non capita spesso di lavorare in produzioni anche così grandi, no? E quindi in quelle produzioni dove ci sono tantissime figure, tu vieni trattata proprio come una star, quindi io penso che avevo l'addetta insomma agli abiti, quello che mi andava a recuperare la borsa che avevo lasciato da un'altra parte, addirittura alle 4 di notte c'avevo il torcicollo e il produttore mi è andato a prendere il Voltaren, quindi, cioè, insomma, proprio non è che capita tutti i giorni di essere trattati così bene. La gentilezza, la squisitezza di Toni, col quale appunto è stato un compagno meraviglioso quel giorno di set che ho fatto con lui, proprio perché mi ha messo tanto a mio agio, insomma è stato veramente squisito. Tra l'altro abbiamo parlato pure di teatro, proprio perché insomma lui viene da quel mondo e mi conosceva, insomma, gli attori con i quali avevo lavorato nell'esperienza del Miles, quindi insomma mi sono trovata molto bene con lui. E poi lo stesso si può dire di Paolo Sorrentino, che insomma è molto scrupoloso sul lavoro, ma molto attento, insomma pure lì si senti molto protetta, molto pure stimolata, no? A certo. Dare, a fare di più. Che meraviglia. Sì, è veramente un'esperienza delle più belle di set, ecco, per me. Tu, tra l'altro, leggevo che hai avuto comunque un'altra esperienza anche con un altro regista comunque molto molto bravo, ovvero Tornatore, perché sei stata nella Sconosciuta. Sì, esatto. Lì avevi un ruolo anche lì, tra virgolette, minore, perché eri la segretaria della famiglia protagonista. Però esatto. quello che mi ha incuriosito nel leggere è che tu hai prestato il corpo alla protagonista nelle scene, quelle un po' più forti, dove appunto Placido, tutto, insomma. Sì, sì, sì. E infatti appunto è stato, diciamo, io sono arrivata nel set, sul set di Peppuccio, appunto, che era la Sconosciuta, proprio come controfigura.
Mi avevano scelta proprio perché fisicamente assomigliavo a Xenia Rappaport. Cercavano appunto una ragazza dell'est molto bianca, di carnagione, insomma, molto chiara, e anche come altezza, diciamo, ero molto simile a lei. E quindi, insomma, nonostante avessi fatto un provino, diciamo, normale per uno dei ruoli, poi ero stata presa proprio perché somigliante a Xenia. Però, insomma, appunto, non ho nascosto a Giuseppe la mia insomma delusione, perché appunto volevo essere nel film in qualità di attrice. Si è inventato questa cosa piccola, che era la segretaria appunto di nonché amante di Pierfrancesco Favino, è vero, sconosciuta, e quindi insomma diciamo che è stata una cosa ricavata dopo. Però insomma è stato molto divertente pure lì lavorare con Giuseppe, perché appunto pure lui è un grande maestro del cinema, e la sensazione era proprio quella di giocare, no? E, cioè, era vissuto proprio come un gioco, come una cosa divertente l'interpretazione, non c'era nessun tipo di ansia, nonostante io insomma appena arrivato sul set ce l'avessi, proprio perché mi trovavo di fronte a un grande maestro. Però lui è stato pure lì insomma molto giocoso con me, quindi sono riuscita subito a rompere il ghiaccio e poi a sentirmi a mio agio, no? Anche perché le scene comunque che hai girato sono anche forti, se vuoi, perché insomma sì, molto, infatti era impressionante poi trovarsi dentro questo set immenso che riproduceva appunto diciamo un magazzino dove, dove c'erano queste ragazze, questa tratta delle bianche che venivano appunto diciamo anche insomma violentate, no? Direi di sì. E quindi nonostante appunto fosse poi un set, e quindi con tutto il gioco quello tra virgolette del set, appunto in realtà rappresentava una situazione molto dura, no? Di impatto emotivo molto forte. E tu come l'hai affrontato? Perché a me quel film è piaciuto tantissimo, e quelle scene onestamente mi sono rimaste molto impresse anche a distanza di tempo, perché sono cioè arrivano, diciamo, no? Proprio bene. E allora beh, infatti diciamo che la più difficile per me era quella in cui ero tutta legata e venivo buttata a terra, no? E pensa, per quella scena abbiamo fatto 13 ciak proprio perché era difficilissimo cadere in avanti con le mani legate dietro, no? Cioè non ti lasci andare per quanto tu voglia farlo, insomma, per dare un'interpretazione migliore, proprio contro natura ti viene sempre da portare le mani avanti, e quindi insomma cadevo sempre male, no? E allora insomma alla fine mi hanno messo davanti questo tappetino, che nonostante il tappetino insomma all'inizio continuavo ad avere timore, poi insomma siamo arrivati finalmente a quella buona definitiva, che poi è quella che è stata scelta e che si vede appunto nei flashback. Con Placido invece come ti sei trovata? Hai avuto no, anche con lui insomma mi sono trovata bene, perché poi lui è molto cameratesco, no? Quando si lavora tutti insieme, e quindi insomma è stato molto molto simpatico, molto alla mano. E anzi, insomma, nelle scene proprio di sesso era molto passionale, no? Tant'è vero che mi ricordo di Giuseppe Tornatore, che ogni ciak veniva vicino a me, mi chiedeva se andava tutto bene, se stavo a mio agio, se era, se, insomma, appunto, mi trovavo bene con questo partner che all'epoca appunto era Michele. Lì lui anche ti trasmette proprio tutto quello che Tornatore voleva farti arrivare, ecco, ti arriva, no? Esatto, da tutte le parti, sì, da tutti gli attori. Crudo, viscido, fastidioso, no? Sì, assolutamente. Però insomma, appunto, quando poi pensare. Set, il tutto è mediato dalla sua professionalità, chiaro. No? Senti che comunque è lì a fare un lavoro, e quindi non c'è niente, ecco, di personale che entra, quindi non senti questo essere viscido, insomma, che poi invece attraverso la pellicola emerge, no? Certo, la sensazione lì di persona, poi appunto il fatto che uno comunque ci può parlare dopo la scena o sì, prima, chiaramente sì, no, così è chiaro che ti aiuta, penso. Dalla professionalità, lui insomma è molto professionale poi come attore, quindi senti che regge la scena, no? Che chiaro. Questa è lì per supportarti, per aiutarti, non è assolutamente quel muffa, ecco. Certo.